Una puntata speciale, specialissima di Araldo Magazine. Perché specialissima? Eccolo qua, vediamo subito. Sempre con Salvatore, chiaramente il direttore dell'Araldo, ma abbiamo ospite oggi Don Marcello Giuliani. Perché salve a tutti. Don Marcello Giuliani? E ne abbiamo parlato anche già l'altra volta. Don Marcello Giuliani, fresco, dottore, quindi abbiamo fatto gli auguri e abbiamo anche detto, lo aspettiamo in studio per parlare anche della sua tesi. Quindi ecco qua, Don Marcello è venuto a trovarci, quindi puntata speciale, lo metteremo sotto torchio, Salvatore? No, molto male. Ne parleremo un po' con lui. So che mi volete bene, quindi. Benissimo, allora andiamo con la sigla e iniziamo subito. Eccoci qua. Allora, rinnoviamo intanto gli auguri a Don Marcello. Grazie. Complimenti, una tesi che ha avuto tanto successo, possiamo dirlo? Sì, la verità. Ha avuto tanto. Quanto? Di solito dice, quanto hai preso? No, sei laureato, hai preso quanto? Com'è in questo caso? Come funziona? Noi, il voto è in decimi, non è in centesimi, però insomma ho avuto il massimo con la lode e quindi ho avuto 10 e lode come se fosse, quindi però lo dico con bassa voce, nel senso che però è così, è avvenuto questo. Però ecco, diciamo, il nostro Don Marcello, non diciamo il nostro Marcello, perché il nostro Don Marcello ci ha dato una grande soddisfazione, ce l'ha data questa grande soddisfazione. Grazie. Salvatore, cominciamo a entrare quindi adesso nel discorso tesi, una tesi molto complicata, l'abbiamo anche vista. Bella. Quante pagine erano? Sì, corposa. Le 400 pagine, sì. Corposa. Pagine. Inclusa però ovviamente la bibliografia. Quindi. Una bibliografia ricchissima. Sì. Che quindi tutti quanti... E questo in genere è indice di un lavoro di ricerca serio. Sì. Non è la semplice tesi. E questo mi ha colpito. Ma ancor prima, Don Marcello... mi ha colpito l'argomento, il tema sacerdote, l'umanità del sacerdote, sacerdote uomo. Sì. Che significa? Perché l'hai scelto tu questo tema? Te l'ha suggerito qualche docente? E come viene fuori questo tema? Allora, anzitutto desidero ringraziarvi davvero di cuore, non solo in modo, come dire, formale, ma davvero in modo sentito, per questo spazio che mi concedete, e anche il nostro Giuseppe sa quanto ho stima anche del lavoro che lui fa, e quindi davvero grazie. Ecco, io ho studiato, prima di iniziare il mio percorso seminariale, ho studiato psicologia. Vengo da una famiglia dove mio papà è psicoterapeuta, i miei cugini diversi sono psicologi, quindi l'aspetto, diciamo, dell'umano ha sempre fatto parte un po' della mia crescita, della mia formazione, l'attenzione anche alle varie forme di, diciamo, anche di handicap che si hanno. Ecco, sempre stato qualcosa che ho respirato molto in casa, avendone anche tanto rispetto. E quindi, diciamo, ho avuto la possibilità di studiare psicologia, mi sono laureato in psicologia alla Sapienza. E quindi, diciamo, l'aspetto umano per me fa parte proprio un po' della mia vita. Questa tesi, però, voglio dirlo, è una tesi di teologia, non è una tesi di psicologia. Ci sono degli elementi, ovviamente, che fanno parte anche della tesi, che riguardano la psicologia, perché ovviamente sappiamo che è molto importante il dialogo fra la fede e la scienza, e non sono compartimenti stagno, diciamo, ma devono proprio anche arricchirsi vicendevolmente. Detto questo, mi ha colpito, ecco, venendo alla tua domanda, gli anni scorsi, ovviamente la tesi dottorale ha sempre una gestazione, perché ci sono tantissimi argomenti che possono essere belli. La prima cosa ovviamente è scegliere un argomento che piaccia al dottorando, perché si hanno anche momenti in cui ci si stanca, certo, poi soprattutto chi ha, insomma, impegni, quant'altro, uno studio e basta, ecco.
è importante trovare una tesi che appassioni. Mi ha aiutato un pochino anche ovviamente il mio direttore, perché che è un bravissimo sacerdote dell'università, appunto Regina Apostolorum, che è stato anche decano di teologia, a guidarmi. Mi ha guidato però lasciando sempre poi a me anche la possibilità di scegliere e di arricchire come diciamo sotto la sua supervisione, ma con molta libertà, posso dire anche. Perché ho scelto questo tema? Perché più che io, ma credo un pochino la Chiesa, negli ultimi decenni, sicuramente in modo più forte dal Concilio Vaticano II in poi, ha dato sempre maggiore importanza all'aspetto umano del sacerdote, ovvero formare il sacerdote a partire dal fatto che è anzitutto un uomo. Questo ovviamente sappiamo che ha delle basi anzitutto ovviamente oggettive, perché siamo persone umane, non siamo angeli, non siamo semidei, siamo persone umane come gli altri. ma lo vediamo anche nella scrittura. Pensiamo a quel brano degli ebrei, ecco, chi è il Appunto, chiamato? il sacerdote è Un un uomo scelto da Dio che viene costituito. appunto sacerdote in favore degli uomini. E dice la lettera agli ebrei che ha bisogno a sua volta di offrire doni e sacrifici anche per i suoi peccati, Per la sua condizione umana anche di fragilità. Allora, credo che questo periodo storico, la Chiesa, ecco, Negli negli ultimi decenni, molto anche sotto questo pontificato di Papa Francesco, si dà molta importanza appunto alla formazione umana. Già Giovanni Paolo II diceva che la formazione umana è il fondamento di tutta la formazione sacerdotale. È un ultimo pilastro che è stato inserito, diciamo così, nel Magistero. Come diceva Paolo VI, la Chiesa è esperta in umanità, possiamo dire, da 2000 anni. Però è bello buono che il questo Magistero abbia riconosciuto in modo ufficiale, ecco, questo pilastro formativo. fondamentale. Quindi gli altri aspetti della formazione sacerdotale, pensiamo all'aspetto intellettuale, all'aspetto spirituale, all'aspetto pastorale, si inseriscono su questo fondamento che è l'umanità del sacerdote. Più l'umanità del sacerdote, diciamo, è formata, più l'umanità del Sacerdote è sacerdote. plasmata, più possiamo dire anche è più efficace il suo ministero. Giovanni Paolo II diceva un'espressione molto bella, parlava di nuova evangelizzazione, termine poi ripetuto anche. Anche dagli altri papi che lo hanno seguito, questo tempo ha bisogno di una nuova evangelizzazione anche nel nostro continente europeo, anche nella nostra Italia. Però dice questa nuova evangelizzazione ha bisogno di nuovi evangelizzatori. Nuovi, tra virgolette, possiamo dire presbiteri che Possano portare oggi la parola del Signore, possano oggi sapersi rapportare con le persone, possano oggi possono oggi dare una parola di speranza. speranza. E l'aspetto, concludo, l'aspetto per esempio relazionale, che fa parte Parte della formazione umana, oggi è molto molto sentito dalle persone. persone. Molte Quante volte, noi anche, io insomma ho quasi 6 anni di sacerdozio, ma nel ministero sento, Quel prete ci sa fare, quel prete non ci sa fare. Ecco. ecco, è una cosa che incide molto nelle persone, perché è vero che noi portiamo un messaggio, possiamo dire, più alto che il Vangelo, però l'umanità del sacerdote è forse la prima cosa che incontrano i fedeli, anche quelli che sono un pochino Lontani. E quindi è importante saperci fare in questo senso, proprio per avvicinare anche loro che coloro magari per un motivo o per un altro si che sono sono un pochino allontanati, e anche per vivere al meglio anche la la comunità. Certo. Tu hai fatto nel tuo lavoro di ricerca, nella tua tesi, sei partito, diciamo, orientativamente da San Pio X, Ah, sì. dai documenti pontifici, dal magistero di Pio X, ti sei soffermato, poi andando avanti, ti sei soffermato, secondo me, molto bene al Concilio Vaticano II, il quale concilio ha dedicato ben due documenti, la Presbyterorum Ordinis, che è proprio è l'Optatam Totius per la formazione, proprio perché giustamente il concilio viene in un momento di forte crisi, boom economica, ma forte crisi, per cui riscoprire l'umano, e qui Giovanni XXIII, Paolo VI poi, Sì. a maggior ragione. E come mai?
Il concilio siamo nel 63. Dopo tanti, ma tanti, tanti anni, c'è la necessità di rimarcare ancora una volta che l'umanità, io se traduco un po' quello che l'ho letto molto velocemente di quello perché ho Sì. avuto poco tempo, Sì. l'umanità in un sacerdote costituisce come le fondamenta di un edificio. Non puoi costruire un edificio se le fondamenta non sono solide. Cioè tu puoi annunciare il Vangelo quando ti pare, ma se non ti sai relazionare, se non sai dare l'emozione, l'affetto, che è importante anche nella scienza cosiddetta più astratta, qual è allora l'esigenza di tornare ancora oggi, a distanza di 60 anni, quasi 70 adesso, dal Concilio Vaticano II? Tu hai parlato anche poi, hai scritto anche del magistero come gli altri papi abbiano sottolineato e come si sottolinea questo, compreso e particolarmente Papa Francesco. Perché ancora oggi? Perché i preti non sono uomini? Oggi? No, sono uomini, lo Non sono sono. umani? No, sono uomini, lo sono sempre stati, ma forse oggi è più importante rispetto forse al passato rimarcare in qualche modo anche l'educazione umana del sacerdote. Cioè, lo dicevo prima, in qualche modo la formazione umana è importante perché, come dice San Tommaso d'Aquino, siamo molto prima del Concilio Vaticano II, Direi, ma arriverò adesso al Concilio sì. subito. San Tommaso diceva che la grazia presuppone la natura e la eleva e la perfeziona. Però la natura è incancellabile, siamo uomini, così ci ha fatto il Signore, ci sceglie in E se quanto no cosa uomini. elevi se non elevi la Esatto, natura? Se non c'è esatto. la Se non c'è natura, natura, cosa elevi? esatto. Quindi è molto importante, diciamo, questo aspetto ricordarcelo sempre. Siamo persone umane che hanno contatto con persone umane, perché anche la comunità della Chiesa, la comunità, possiamo dire, visibile, è composta da persone umane e il pastore è chiamato concretamente anche a guidare delle anime che sono uomini, donne, bambini, persone più grandi, malati e quant'altro. Allora, Ecco, io ho fatto un po' un excursus storico, partendo come tu dicevi da Pio X, perché ho voluto sottolineare come ci sono dei prodromi, ci sono dei semi già prima del Vaticano II che sono stati piantati qua e là e che non è spuntato tutto un tratto questa pianta. Per esempio, mi sono soffermato abbastanza anche su Pio XII, che è il papa più citato dal concilio, dai documenti del del Concilio Concilio, Vaticano sì, è vero. II. Ho sottolineato molto Presbyterorum Ordinis Optatamtotius, questi due grandissimi documenti, anche molto ricchi teologicamente e molto Molto ben ben scritti dai padri scritti dai padri conciliari, e lì ci sono già delle pennellate assolutamente, possiamo dire, moderne no? Sul dialogo fra anche la chiama la sana psicologia, la sana pedagogia e anche la teologia, no? E anche l'importanza proprio ecco, di far crescere l'umanità del sacerdote e che questa crescita dell'umanità non è un orizzontalismo, ma aiuta di più nell'efficacia del ministero pastorale. E dopo, come tu dicevi, poi sono andato avanti anche con Giovanni XXIII, Paolo VI, grande Papa Paolo VI. Ci sono dei sinodi che sono avvenuti, i primi sinodi sono sotto il suo pontificato, che sono di una ricchezza incredibile. Io ho voluto sottolineare nella tesi come questa richiesta di una maggiore formazione umana dei seminaristi, anche dei sacerdoti, e attenzione anche alla formazione continua, perché uno spesso può avere un po' la tentazione di dire, vabbè, ormai ho finito il seminario, la formazione è finita. In verità, la Chiesa oggi, anche il Papa, poco tempo fa, in un incontro anche alla congregazione del clero, ha detto in chiaramente tanti incontri al clero dice la formazione è continua, perché noi continuiamo continuiamo a essere discepoli di Cristo sempre. a maggior ragione anche da sacerdoti. Non si può pensare che finito il seminario, quello che sono sono. No, anche durante Noi abbiamo una crescita anche nella nostra parte umana, anche nel ministero, anzi il ministero arricchisce molto anche il contatto con le persone. Quindi io ho voluto voluto un fare po' tutte queste sottolineature e facendo vedere come nella Chiesa, ma intendo nei vari continenti, soprattutto nei sinodi, quando erano invitati vescovi e cardinali, portavano la domanda delle loro realtà territoriali in cui spesso c'era questa
la necessità di dover crescere nell'aspetto della formazione umana. Poi formazione umana sono due parole, ma dentro c'è un mare magnum, c'è la formazione del cuore, c'è la coerenza, possiamo dire, c'è, per dire anche semplicemente, la puntualità, c'è l'aspetto delle relazioni, c'è l'aspetto tanto dibattuto anche oggi, se vogliamo, dicevo, la formazione del cuore, dell'affettività, parlo anche dell'aspetto del celibato, anche quello fa parte della formazione umana. Certo. Diciamo che all'interno della formazione umana c'è davvero tanto. Infatti, le tesi dottorali devono avere un argomento, diciamo, chiaro. Io pur avendo scelto un argomento, diciamo, definito, ma comunque molto grande, perché poi ho voluto fare anche uno studio su alcuni seminari per vedere poi concretamente in varie parti del mondo come si vive questa formazione umana oggi. Però quello che è importante è che sottolineano i documenti anche più attuali, parlo, non so, della Ratio del 2016, che è emanata dalla Congregazione del Clero, approvata dal Papa, parla proprio dell'importanza della formazione integrale, ma anche della formazione permanente. Noi dobbiamo ricordarci che, e magari in questo ci aiutano anche tanto i fedeli, no? Ci sono magari degli aspetti del nostro carattere, del nostro modo di fare, che devono essere anche un po' smussati talvolta, devono essere, come dire, plasmati, perché molte volte le persone hanno un sesto senso, no? E quindi ci aiutano anche. Noi dobbiamo avere anche l'umiltà di non dobbiamo andare lì, come spesso dice il Papa, diciamo, non dobbiamo essere conformi di autoritarismo, ma con umiltà. È vero che c'è, come dire, siamo guide delle nostre comunità, ma dobbiamo farlo anche come il buon pastore, no? Che ascolta. Sì, ascolto con molto piacere quello che tu dici. Devo dire molto brutalmente, spesso la realtà è lontana dalle tue parole, molto lontana, in alcune situazioni molto lontana. Probabilmente nella formazione iniziale, non so fino a che punto anche la formazione del seminario, e qua ti chiedo, fino a che punto è utile sufficientemente alla formazione umana, non solo, ma poi la cura della formazione permanente oggi come avviene? Notiamo molto spesso che magari tanti parrocchiani, diciamo quello che è, tanti parrocchiani non riescono ad avere una relazione, come dire, simbiotica, perché tu l'hai sottolineata, è importante, basilare questo. E allora si rischia di, io con quello là non vado più a messa. Come Sì, vero. leggi questa situazione tu? Tu hai perso un attimo Specialmente te. dei tuoi confratelli, eh? Ok, Vediamo, sì. non andiamo in Brasile, Sì, in sì, sì. India, Ok, ok. fermiamoci a Teramo, Sì. quelli che tu conosci, che incontri ogni giorno. Cosa dici? Ma non per, è per capire, non per giudicare, Secondo me volevo assolutamente. anche intervenire un attimo, intanto invitando ad essere un po' più sintetici, se altrimenti Sì. ce ne andiamo molto. Poi ti volevo fare la domanda, ecco, voi siete cattedratici, no? Io faccio la domanda dell'uomo qualunque, Don Marcello, no? Don Marcello 6 anni fa, come hai detto, è diventato sacerdote. Che differenza c'è tra il Don Marcello sacerdote non dottore e il Don Marcello sacerdote dottore? Cosa cambia per Don Marcello? Cosa cambia anche per i fedeli? Prima risponde la domanda, cerchiamo di Sì, essere. allora sarò molto sintetico. Quello che tu dici, Salvatore, è molto vero, cioè che talvolta fra quello che noi diciamo a livello teorico e poi la pratica che uno trova anche nel contatto in una parrocchia, c'è molta distanza magari tra questo. Cioè, però io proprio per questo dico che questa tema, non io, insomma, piuttosto lo vedo proprio nell'insegnamento della Chiesa, nelle sottolineature che fanno i papi, i vescovi, le conferenze episcopali, proprio per questo c'è bisogno di insistere su questa formazione umana, perché forse per molto tempo non è stata presa proprio in considerazione in modo specifico, come Adeguata. fondamento. Poi tu sai molto bene che i cambiamenti, dobbiamo dirlo, anche nella Chiesa, che è una grande, grandissima comunità che abbraccia tutti i continenti, i cambiamenti sono anche molto lenti, no? Allora magari forse fra 60 anni, 100 anni,
si avrà molta più, come dire, attenzione e ci saranno programmi molto più specifici. Però ti posso dire che nell'ambito, per esempio, dei seminari, sono rimasto colpito del fatto che piano piano, sempre di più, si sta ponendo l'accento su magari dei corsi specifici, delle lezioni, diciamo così, degli incontri anche, non so, non risolve tutto, però anche la figura dello psicologo, per esempio, oggi entra di più anche nei seminari, no? E questo può essere anche un aiuto, insomma. Ma entra effettivamente lo psicologo? Entra, ci sono O è seminari. fermo ancora al padre spirituale? Che No, 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 differenza c'è tra no. il padre spirituale e lo psicologo? Sono due ambiti sotto un certo aspetto anche vicini, adiacenti, ma anche Distinti? distinti, esatto. In genere lo psicologo, lo psicoterapeuta può essere un aiuto anche per determinate problematiche un po' più profonde, anche che uno si può portare anche da prima, anche dell'ingresso in seminario, può riguardare degli aspetti che non sono necessariamente prettamente spirituali, non so, gestire per esempio l'ansia. Certo fa parte anche, l'uomo è un insieme, no? Quindi non è che possiamo sempre scindere, diciamo, come a compartimenti stagni, perché questo può incidere anche nel nostro aspetto spirituale, però è un ambito per lo più psicologico che sicuramente può essere d'aiuto. Ecco, come migliorare le relazioni con le persone? Io, secondo me è molto importante, perché noi abbiamo E qui ci vuole costantemente. uno psicoterapeuta, Ci vuole anche uno psicoterapeuta perché lo non solo il psico. padre spirituale. Esatto, perché lo psicoterapeuta può aiutare in determinate strategie concrete. Non voglio allontanarmi da Teramo, però permettimi solo di dirti una cosa. Io ho notato che in alcuni seminari, ad esempio negli Stati Uniti, c'è proprio la figura del formatore dell'aspetto umano, solo di quello. Cioè c'è un sacerdote deputato solo alla formazione umana. E ogni anno, siccome la formazione deve essere anche attiva, non solo passiva, cioè non, una vera formazione non può essere solo passiva del Certo. seminarista, deve essere attivo protagonista, si fanno degli obiettivi ogni anno e si vede poi nel tempo se si è riusciti a raggiungere determinati obiettivi che implicano una crescita della nostra umanità. Il documento che ho citato prima del 2016, La Ratio, dice che il seminarista deve andare avanti, diciamo, nel seminario. Se va avanti, non è solo perché supera gli esami, cioè non è solo un fatto intellettuale. Uno supera gli esami e arriva alla fine, all'ultimo esame e poi viene ordinato, no? Ci sono anche degli step, diciamo, dell'ambito umano, dell'ambito anche spirituale, se vogliamo, che dovrebbero essere man mano Lo seguiti. psicoterapeuta Sì. sarebbe utile anche al sacerdote, Perché no? Perché no? Io oltre posso magari al dirti. padre Ma spirituale. guarda, io lo dico adesso senza nessuna vergogna, io no, non poche, molte volte parlo con mio padre, che ovviamente insomma Vabbè, ma è diverso, ma è Però diverso. parliamo di cose che riguardano l'aspetto psicologico, eh? Scusami, Sì. io ho un figlio psicoterapeuta e due nuore. Ce n'ho tre in famiglia, però mi dicono tutti coi familiari no. Sì, da un certo punto di vista sì. Men che meno tra figlio e padre o tra Però viceversa. sì, però diciamo, poi dipende sempre dalle relazioni che ognuno ha con io Però con vorrei sì. alla domanda, secondo te, ecco, per esempio, una diocesi Potrebbe essere una. nella formazione in servizio, per capirci, potrebbe anche inserire Certo, la sicuramente. figura dello psicoterapeuta proprio per le relazioni umane che oggi spesso Sì. rovinano Però delle parte armonie di comunità. assolutamente, però parto secondo me da una che tutti gli psicologi sanno, che la prima cosa però è che il sacerdote, il presbitero, deve mettersi un pochino anche in gioco. Cioè è importantissimo che uno non, Insomma, non ritenga ritenga che che una volta arrivato a essere sacerdote è quello, o mi accettano così o niente. No, c'è un cammino anche sicuramente che fa la comunità, le singole persone, ma c'è un cammino anche che è chiamato a fare il sacerdote. E quindi secondo me si parte da questo, diciamo, non ritenersi arrivati, perché se no. E tu ritieni che questo dato di fatto sia acquisito nella realtà che tu vivi quotidianamente? Secondo me è una cosa sulla quale molto si può migliorare, anche lo dico nell'ambito del Ma per presbiterio, aiutare, stiamo eccetera. dicendo, Io, per almeno la mia aiutare. opinione, insomma, io ritengo Certo. che molto si debba crescere in questa consapevolezza, che la formazione prosegue. Quindi significa che non dobbiamo metterci in gioco,
che magari determinati stimoli che ci vengono dai fedeli possono davvero aiutarci. E penso, come dice il Papa, che è una frase molto bella, che siamo sempre discepoli. Significa, e il discepolo in genere è una figura, come vediamo spesso nel Vangelo, che cammina, non rimane fermo, non rimane statico. Il classico non finisce mai, non si finisce mai di imparare, dovrebbe valere anche per i sacerdoti, non solo Certamente, per assolutamente, genitori ed altro. assolutamente. Sì, sono molto d'accordo su questo e quindi penso che la figura dello psicoterapeuta possa essere molto utile, a condizione però che il sacerdote si senta in cammino e quindi anche, diciamo, senta l'esigenza magari su certi aspetti anche di di migliorare. mettersi in Di mettersi discussione. e anche di migliorare, Cioè, perché sì. per migliorare l'aspetto che può essere relazionale, l'aspetto dei rapporti con gli altri, Del modo di gestire, diciamo così, i rapporti con le persone, ma anche l'aspetto economico, tanti aspetti che si vivono in una parrocchia. certo. Venendo invece al nostro Giuseppe, concludo, no, non lo so se però Sì, molto velocemente. velocemente, no, volevo dire che, diciamo, lo dico così, non con una frase fatta. Ma io mi sento esattamente uguale, non mi sento sinceramente diverso da dottore o non dottore. Io l'ho detto il giorno dopo, quando sono tornato, dopo la discussione, quando sono tornato Tornato a a te, ho Teramo. detto io sono sempre Don Marcello, quindi. Però, ecco, spero, ecco, in questo senso che Questo questo lavoro possa essere una piccola goccia che possa aiutare nel mare mare, grande, diciamo, della teologia e anche della Chiesa. Chiesa, perché ribadisco, secondo me è un argomento non perché l'ho trattato io, ma io l'ho trattato in quanto Mi è piaciuto e in quanto lo ritengo un argomento al passo con i tempi, però penso che sia qualcosa cosa che è molto importante oggi e direi anche ha risvolti molto concreti. cioè la tesi che ho fatto Fatto certamente certamente c'era c'era un un aspetto aspetto anche ovviamente teologico, quindi intellettuale, anche di così, di pensiero, però ha risvolti anche molto pratici e penso che se si diciamo se si la si vede in questo aspetto anche pratico può. Consiglieresti ai tuoi confratelli di leggere la tua tesi? Anzi, da questo, Sì, l'avranno da letta. questo salotto, l'avranno letta, non so Non perché credo non è che stata questa pubblicata volta. ancora, Sì. però una volta che verrà pubblicata, solleciterai i tuoi confratelli a leggerla, ma non anche perché l'hai scritta tu, ma perché è importante Sì, oggi da particolarmente. come Condividi? condivido, ti posso dire che ho avuto l'autorizzazione dall'università, perché c'è un passaggio successivo alla proclamazione, l'autorizzazione La alla pubblicazione. pubblicazione che avverrà fatta brevissimo dall'università stessa, almeno per le prime copie, e poi dopo sicuramente io la semplificherò su alcuni aspetti, la tesi dottorale, toglierò tutte le parti che saranno, mi è stato consigliato anche dalla Commissione, commissione, giustamente. ovviamente, E quando quando viene fatto in in modo modo più semplificato, divulgativo togliere togliere tutte le parti in lingua straniera, però cercherò, mi piacerebbe diffonderla, ma come tu hai detto giustamente, non perché è il mio lavoro, ma per l'argomento che certo. può essere d'aiuto a tutti, insomma, come lo è stato, come lo è per me anche. Una tesi che mi ha aiutato Perché ho letto tante cose che mi riguardano anche o riguardano il mio e ministero. che mi ha aiutano. messo in discussione anche te. Assolutamente, Ha messo in lo fa ogni discussione giorno anche questa mettermi in discussione. te. E questo è Quindi sono importante. assolutamente d'accordo e penso È che. importante perché credo che questo non vale solo per i sacerdoti, vale per tutti noi, genitori, non genitori. Se non impariamo a metterci in discussione quotidianamente, credo che non riusciamo a crescere. Sì, sono perfettamente d'accordo. Io vi devo interrompere, però. Vabbè. Scusate, potremmo parlare ancora tantissimo tempo, però abbiamo parlato già Allora, mezz'ora, quindi. Grazie, ringraziamo Don grazie, Marcello. grazie a voi Grazie davvero, di essere grazie. venuto Perché qui. questo è un servizio bellissimo della tua presenza qui Grazie. e voglio sperare veramente che quello che tu hai detto, cioè che altri accoglieranno questa tua proposta in un modo serio però, Ma lo faremo anche tornare per altre cose ancora, per Certo, vedere come procede poi. proprio 10 secondi al volo ti volevo dire che comunque alcuni sacerdoti di alcune foranie, insomma, mi hanno già detto che magari dopo l'estate, quando avremo gli vorrebbero. incontri foraniali, quindi di sacerdoti, magari una volta in una forania, una volta in un'altra, mi inviteranno, Potrebbero invitarmi a
magari a parlare di questo aspetto, Ma che oltre che comunque parlare, devono leggerla. poi io Dovrebbero farò in modo tale che leggerla. magari sia già pubblicata, così Leggerla. lascio un po' di copie. Va bene, allora ringraziamo Don Dott Marcello Don Iuliani. Dott Marcello. Don Dott Marcello Iuliani. Ringraziamo anche Salvatore, come avete visto, domande pertinenti, quindi Don Marcello ti ha messo un po' sotto torchio, ma diciamo No, 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 benevolmente, non assolutamente. abbiamo parlato in modo abbastanza velocemente, anche se l'argomento era tanto, però ne parleremo ancora in altri momenti. Quindi grazie a tutti voi e alla prossima puntata. Arrivederci a tutti.